Barbania, prima edizione della rievocazione storica in memoria di Vittorio Gambotto. Ma allora ovviamente noi siamo prima di tutto un gruppo di amici, amici tra di noi dentro il gruppo storico, ma amici anche di Vittorio Gambotto. Io ho iniziato effettivamente 16 anni fa a fare rievocazioni storiche e nella mia prima rievocazione c'era Vittorio, quindi ho un ricordo legato a lui molto saldamente. È una persona che manca nella rievocazione storica, ma stiamo cercando assolutamente di continuare a dar vita a tutti gli insegnamenti che ci ha lasciato. Quindi l'onore verso la bandiera, verso i caduti, ma anche verso i vivi e tutti appunto i rievocatori che hanno fede verso la storia e vogliono trasmettere questa passione a tutti quelli che sono aperti a questo contributo. E, io rappresento un francese, quindi tra virgolette un nemico di Vittorio, però chiaramente appunto una volta svestita la divisa eravamo tutti cari amici tra di noi, con i piemontesi, gli austriaci, i francesi, via dicendo. Una rievocazione che è già iniziata nella giornata di ieri con delle dimostrazioni appunto del campo di battaglia. Sì, ieri abbiamo già rievocato un piccolo scontro che effettivamente erano verosimilmente successi nella zona del, magari non proprio a Barbania, ma in Canavese negli anni dell'occupazione francese, tra le truppe appunto di fanteria piemontesi e austriache, supportate anche dalle truppe austriache, e attaccate invece dai rivoluzionari francesi. Mentre oggi, dopo le onorificenze qua al Monumento dei Caduti, si proseguirà con la battaglia? Sì, anche oggi è in programma una battaglia. Noi ovviamente siamo dei soldati comuni, quindi non sappiamo niente, noi sappiamo solo che ci sarà qualche cosa, poi ubbidiremo agli ordini, vedremo come si svolgerà lo scontro e aspetteremo di capire anche chi potrà vincerlo. Quindi tutto come succedeva all'epoca napoleonica, che comunque il soldato semplice prendeva ovviamente ordini da chi gerarchicamente più in alto. Assolutamente sì, c'è la scala di comando rappresentata al meglio possibile, quindi dagli alti comandi si scende giù fino ai sergenti e appunto fino ai soldati semplici che ubbidiscono senza sapere come andrà la storia, ecco. Capitano Alessandro Carmazzi, prima rievocazione storica in memoria di Vittorio Gambotto, cosa si sente di dire di questa piacevole e bellissima manifestazione? Che è commovente, è stato un evento commovente. Possiamo ringraziare il sindaco Beppe Drovetti che ha dato la disponibilità e soprattutto che ha lavorato tanto per realizzare una cosa che sembrava incredibile in 2 mesi e mezzo. È un evento che per noi è importante, dovrebbe diventare un appuntamento annuale al mese di ottobre all'inglese.